Sì, buonasera Lucio. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao, Lucio. Ciao Lucio. Ciao, ciao ragazzi. Benvenuto a Happy Hour, siamo veramente onorati di averti con noi questa sera. Il piacere è tutto mio, grazie. Ecco Lucio, io ti ricordo, diciamo, perché ti seguivo e veramente mi scompisciavo dalle risate con la sitcom Fuori Corso. Ecco, tu eri un sacerdote un po' sui generis, possiamo dirlo, un po' così. Ecco. Però pensa che bello se fossero veramente così. Veramente, sì, sarebbero almeno più divertenti, questo è chiaro. Ecco, invece questa sera noi parliamo di un'altra sitcom che avete messo su, che sono I Bamboccioni. Ma raccontaci un poco, diciamo, di questa sitcom che va in onda su Canale 9. I Bamboccioni, insomma, il titolo già dice molto, Canale 8, sì, Canale 8, sì. Questa sera debutta ufficialmente con la prima puntata questa nuova sitcom che nasce da un'idea mia e di Ciro Villano, sì, un collega storico. Nasce grazie all'ennesimo sforzo produttivo da parte dell'agenzia Malù, della dottoressa Maranta De Simone. E arriviamo alla prima puntata di questa tit che si preannuncia molto divertente. Ma lascia stare che l'abbiamo scritto, quindi è come chiedere all'acqua. Io esatto, com'è l'acqua? Insomma, però va bene, secondo me sarà molto divertente. Ecco. Però probabilmente negli anni abbiamo dimostrato che bene o male nel genere della sitcom di qualche risatina riuscivamo a strapparla. È la storia di due eterni bamboccioni, una storia molto attuale tra l'altro, di due fratelli che alla soglia dei 40 anni non riescono a trovare un'occupazione stabile e sono costretti a sbarcare il lunario tra mille espedienti e arrangiandosi. L'uno, Ciro Villano, è un maestro precario che non riesce mai ad ottenere la cattedra, l'altro io sono un ex calciatore fallito che, come tutti i calciatori che non sono riusciti ad arrivare al successo, danno la colpa ad un infortunio grave, quando sì, poi in realtà il mio vero infortunio è stata una pallonata in faccia, cioè questa a vedere bene e quindi non riesci più a vedere la porta praticamente, esattamente e adesso mi arrangio ad allenare una squadra di giovani promesse presieduta da un presidente, a proposito del presidente, eccolo, ritorna esattamente, da un presidente interpretato magistralmente da Massimo Carrino, classico presidente un po' cialtrone, ecco, di una squadretta locale come il nostro, diciamo, non esageriamo, no, nel senso simpatico come il nostro, simpatico, sì. Ah no, simpatico, sì, da questo punto di vista qua sicuramente. Insomma, una storia di vita quotidiana come ce ne sono tantissime in Italia, insomma, in questo periodo praticamente. Esattamente, sì, anche perché noi poi all'interno ovviamente della SIT raccontiamo il fatto che io e mio fratello siamo costretti a vivere sotto lo stesso tetto con mamma. Rosaria, mamma Rosaria Russo. E com'è mamma Rosaria, com'è? La classica mamma napoletana che sta sempre davanti ai fornelli, che a 40 anni si preoccupa ancora per un colpo di tosse dei loro figli, che è pronta capo Nicellina, che ancora cura i ragazzi capo Nicellina. Che belle le mamme napoletane. È un po' come la tua, imperatore, la mamma, è vero? No, non è vero, non mi... Sì, è come la sua, Scappa, sei ancora in tempo. Non è ancora arrivato alla soglia dei 40, ma insomma speriamo scappi prima, altrimenti rientrerai nel bamboccioni della sitcom. Magari ti prendono. Prova a salvarmi, Lucio. Quindi poi questa sera partiamo. Chat, sì, e a impreziosire ulteriormente la nostra sitcom, c'è la presenza di Barbara Petrillo. Sì. Tutti quanti voi ovviamente ricorderete, conoscete, e che interpreta il ruolo di mia moglie, di questa ex aspirante velina. Beh, almeno da questo punto di vista sei fortunato, diciamo, perché poi è una bella moglie, voglio dire. Sì, ma diciamo che sono proprio fortunato in Davide, perché ho una splendida moglie nella realtà. perfetto. Sì, che bella questa cosa. Speriamo che ci stia sentendo, così almeno l'abbiamo detta. Mia moglie? Sì. Sa di me in questo momento. Non mi raccomando, Lucio, mi raccomando. Ma veramente non poteva non esserci giorno migliore per questa intervista. Voi siete Radio Amore. Io e mia moglie quest'oggi compiamo 5 anni che stiamo insieme, voglio dire, più amore. Auguroni, Lucio! Pochi lo è Radio Amore, per mia moglie è Radio Galera, questo mai stamattina mi scontavi Galera, questo lo stiamo dai. Ma no, non è vero, Radio Amore Napoli anche per tua moglie, credimi, ne sono certo. Ecco, ma partiamo questa sera quindi su Canale 8, ma i tuoi progetti, i tuoi programmi sono diversi, sono tanti, è vero, perché stai lavorando anche ad un altro progetto, questa volta però teatrale. Sì, è perché questa è la serata dei debutti, è un giorno particolarmente importante.
Pronto? Ecco. Io principiavo da autore, scritto a quattro mani con Lello Marangio, stressati ancora di più, che mi vede in scena da protagonista accanto a Laura Freddi. Oh. Che interpreta il ruolo di una sesso dipendente. Io sono uno psichiatra, psicologo che cerca di curare i suoi pazienti dalle proprie fobie, dalle loro ossessioni. E a completare il cast Ettore Massa e Massimo Carrino, che interpretano rispettivamente il ruolo di un ansioso e di un ipocondriaco. Quindi partite, diciamo, in queste ore nel Salernitano, e poi a febbraio sarete qui a Napoli al Teatro Totò. Sì, per due settimane al Teatro Totò, poi torneremo ancora a Napoli a fine stagione, a fine aprile, al Teatro Cilea di Napoli. A tal proposito ringrazio apertamente Biagio Izzo per aver scelto anche il nostro spettacolo. Salutiamo l'amico Biagio, insomma, che veramente sta facendo un ottimo lavoro con il Teatro Cilea. Poi saremo in Calabria, il giro della provincia napoletana e non solo. Sabato sera saremo a Castellammare di Stabia, domenica a Casetta, insomma toccheremo, poi andremo a Salerno, un po' tutta la Campania. Insomma, un grandissimo 2016 per te, Lucio, insomma, è iniziato alla grande. Gli impegni soltanto, mo c'hanno solo papà. La cosa importante, perché poi alla fine uno fatica, però l'importante sono pure i soldi. Vabbè Lucio, ma tanto a papà e a morì, lo sai come si dice da noi, no? Tempo, ma ecco. La spiega a mio figlio che in una maniera pazzesca, da 7 mesi su creatura da mangiare, giustamente. Va bene, allora, visto che per te questa è una giornata speciale, sì, ti chiediamo di fare i saluti a questa radio, a Radio Amore Napoli, quindi saluti da parte di Lucio Pirri, se ci puoi salutare. Ma assolutamente, un grandissimo abbraccio agli amici di Radio Amore Napoli, una radio assolutamente da seguire e da ascoltare. E noi ti ringraziamo e ci associamo ai tuoi ringraziamenti, ai tuoi saluti. Caro Lucio, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la sitcom. Ragazzi, vi aspetto in teatro, eh. Sicuramente ci saremo. Domani al Teatro Lendi a Sant'Arpino. Perfetto, sicuramente saremo dei tuoi e verremo a vedere questo spettacolo, ma diciamo a tutti i nostri ascoltatori di sintonizzarsi su Canale 8 per la sitcom I Bamboccioni. Ciao Lucio, un abbraccio. Ciao Lucio. In 10 secondi vi dico, il programma di stasera alle 21 venite a teatro, avrete spettacolo, dura un'ora e mezza. Sì. E usciamo tutti quanti insieme, 10 e mezza facciamo una corsa a casa, l'unico che ci sta mandando la televisione, chi è meglio lui? Perfetto, lo accompagniamo con una birra e siamo bene, ok? Bravissimo. Un abbraccio. Ciao Lucio. Grazie, ciao Lucio. Mille. Buon lavoro, grazie. Buon lavoro a te.